Dopo il battibecco tra il neo ministro Galan e il sindaco Alemanno sui finanziamenti al Festival del Cinema di Roma, anche l'amministratore delegato di Medusa, Gianpaolo Letta, intervenuto al convegno Il Cinema è Cultura, organizzato dal coordinamento romano del PDL, ha ribadito l'importanza della kermesse romana e ha parlato di alcune misure possibili per reperire nuove risorse per il cinema, come mettere un tetto alle percentuali sugli incassi, la tax credit e la tax shelter, strumenti moderni di defiscalizzazione e reinvestimento per reperire nuove risorse private. In questi mesi abbiamo lavorato sodo con le associazioni di categoria per studiare norme, correttivi, misure da una parte per risparmiare delle risorse, ma sicuramente per impiegare meglio quelle poche che ci sono. Quindi sono venute fuori tantissime idee, tantissimi spunti. Questo è il momento da non perdere, da non accogliere l'attimo per sviluppare ulteriormente e metterle in pratica. Tax credit, la cosa più importante a mio giudizio, aver trovato le risorse finanziarie, la copertura finanziaria per dare continuità, quindi una prospettiva alla misura di incentivazione fiscale è stato fondamentale, perché questo consente alle imprese del settore di pianificare in maniera strutturata e seria i propri impegni, i propri investimenti, consente di continuare a sviluppare una politica di attrazione degli investimenti dall'estero, che già c'è stata in questi ultimi anni di applicazioni di queste misure, che può continuare in maniera ancora più vigorosa per continuare a riportare tante le produzioni straniere che non sceglievano più l'Italia perché non più conveniente tutte le cose, andavano a girare all'estero, magari in Europa dell'Est o in Nord Europa o addirittura Il presidente del gruppo del PDL al Senato, Maurizio Gasparri, intervenuto al convegno, si dice pronto a combattere insieme gli sprechi, puntando ad un cinema che è cultura e memoria collettiva. Io credo che i meccanismi nuovi introdotti, la limitazione al primo e secondo obbligo, credo che per il secondo obbligo ci sia una possibilità di intervento pubblico, gli altri meccanismi di carattere fiscale, di incoraggiamento all'investimento e di rendere vantaggioso l'investimento, siano dei meccanismi saggi, che rivendico, diciamo, anche la nostra area politica deve sostenere questi strumenti e credo che quindi su questa strada si debba costruire, tenendo anche conto che i fatti di cronaca recenti dimostrano che se da un lato ci sono state preoccupazioni e quindi anche nel campo del cinema delle produzioni collegate con il complesso cinema, fiction, televisione diventa sempre di più in qualche modo una realtà correlata, io ritengo che ci sia anche un successo reale che abbiamo avuto in questi mesi, potete dire anche in questi giorni, è il successo di tante opere, film italiani, di tanti autori, quindi anche con registi che si consolidano nella percezione del pubblico, di attori nuovi, potrei anche qui citare singoli casi, ma non lo faccio per non fare pubblicità o citazione a questo o quello, ma c'è una situazione positiva in questi mesi. Molte anche le proposte di legge per ridare al settore slancio e competitività, come quella di Pier Ernesto Irmici del Consiglio regionale del Lazio. Io ho presentato una proposta di legge per lo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo nel Lazio che porterà un suo contributo alla discussione oggi in Commissione Cultura della Regione Lazio, dove si sta discutendo come testo base la proposta della Giunta. Io ritengo che il Lazio debba avere grande attenzione a questa materia perché il Lazio per sua vocazione, per sua storia, ha sempre avuto una posizione centrale nel cinema e nell'audiovisivo. Quindi abbiamo perso un po' di terreno in questi ultimi anni, basta pensare, diciamo, alle 70.000 ore di lavoro perse, diciamo, nello scorso anno, questo è un dato, ma se ne potrebbero portare tanti altri, ore di lavoro perse per via della delocalizzazione, nel senso che le produzioni preferiscono, per questioni di economie, girare nei paesi dell'est o comunque fuori Italia. Al centro della mia proposta c'è la produzione, nel senso che la filiera del cinema e dell'audiovisivo va dallo sviluppo, quindi dalla scrittura dei soggetti, sceneggiature e via dicendo, fino all'esercizio. Ma se non c'è produzione non ci sarà nulla.
Quindi noi dobbiamo ridare una spinta alla nostra industria del cinema e dell'audiovisivo, cercando di attirare capitali per far girare produzioni straniere nel Lazio, che il Lazio possa divenire una vera location per girare film.